C'è vita nell'universo? La domanda è diventata così pressante negli ultimi anni di incessante ricerca scientifica che sempre più importanza ha assunto l'astrobiologia, una disciplina trasversale che si occupa di capire nascita, evoluzione e distribuzione delle forme di vita sulla Terra e non solo. Nel 2017 l'Agenzia Spaziale Italiana, l'ASI, ha emanato un bando pubblico a seguito di cui un gruppo composto da 11 team di ricerca appartenenti a università e enti è stato supportato per accrescere le conoscenze nel settore. Da questa esperienza è nato un progetto, si chiama Vita nello spazio, origine, presenza e persistenza della vita nello spazio, dalle molecole agli estremofili, e prevede un finanziamento di 3 milioni e mezzo di euro. Il coordinatore scientifico del progetto è il professor Silvano Onofri dell'Università degli Studi della Tuscia. Cosa cerchiamo con una missione di astrobiologia? Sicuramente non gli alieni che guardiamo al cinema. La ricerca è molto più complessa di così e quello che potremmo trovare è infinitamente piccolo. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Claudia Pacelli, ricercatrice ASI. Le chiediamo innanzitutto se l'astrobiologia è una disciplina in espansione, come sembra. Negli ultimi anni sono sicuramente diventate più accessibili le missioni al di fuori della Terra, soprattutto grazie all'avanzamento tecnologico che c'è stato, quindi sempre più missioni stanno andando su Marte e non solo, ma anche nei posti più remoti, e queste missioni hanno tra l'altro ad esempio dimostrato che hanno ritrovato alcune condizioni, mentre prima si pensava insomma che le condizioni al di fuori della Terra fossero proibitive per la vita per come noi la conosciamo, in realtà alcune missioni hanno dimostrato, ad esempio andando a studiare la geologia di Marte, che Marte miliardi di anni fa aveva sicuramente delle condizioni climatiche e geologiche più simili a quelle della Terra di oggi di quanto si pensasse, quindi potrebbe presumibilmente aver ospitato forme di vita, o anche la stessa scoperta, no, geyser, fenomeni simili a geyser sulle lune ghiacciate. Questo diciamo ha un po' riavviato e dato un'accelerata alla ricerca di vita di fuori della Terra. Che cosa accadrebbe se una tra queste missioni individuasse effettivamente delle tracce di vita? Il primo passo è cercare di comprendere se queste molecole siano effettivamente prodotte da forme di vita per come noi la conosciamo, oppure se diversa possano esistere dei meccanismi per delle condizioni ambientali, chimico-fisiche, per cui queste molecole siano prodotte in maniera abiotica. D'altra parte bisogna anche tenere in considerazione la possibilità negativa che ci sia stata contaminazione, quindi diciamo che trovare delle molecole che richiamino le forme di vita terrestri sarebbe sicuramente un passo importantissimo, e andrebbe poi bene investigato con queste molecole da dove derivano. Insomma, la strada è lunga e complicata, ma di certo affascinante. Per seguire passo passo tutte le evoluzioni del progetto italiano Vita nello Spazio, potete consultare il sito lifeinspace.it.